Con la tradizionale processione del Venerdì Santo degli incappucciati si è chiuso a Isernia il ciclo dei riti religiosi che hanno fatto rivivere i giorni della Passione di Cristo. Dalla lavanda dei piedi fatta nella cattedrale da Monsignor Claudio Palumbo, vicario della diocesi di Isernia-Venafro su diaconi e fedeli, in ricordo di quella che Gesù fece a tutti i suoi discepoli per sottolineare come il primo tra loro era disposto ad essere l'umile servo di tutti, all'ostentazione dei sepolcri con l'adorazione del Santissimo in tutte le chiese della diocesi che si sono adoperate al massimo per preparare i cosiddetti giardini sepolcrali nel migliore dei modi. Cerimonie dal sapore antico, millenario, misto ad una tradizione religiosa che negli ultimi tempi, forse anche a causa della pesante crisi economica e sociale, ha visto riavvicinarsi alla Chiesa cattolica sempre più gente. Ma torniamo alle immagini più forti e suggestive, quelle degli incappucciati di Isernia, che a centinaia sfilano prima e dopo il corpo di Cristo morto. Sotto quei cappucci gente normale, professionisti, giovani, disoccupati, pensionati. Lo scopo del cappuccio è quello di tenere segreta l'identità di chi compie l'atto penitenziale e dare quindi maggior valore all'atto stesso. Enorme anche la partecipazione di tanti fedeli che dopo le autorità guidate dal sindaco hanno seguito il feretro del Salvatore. E neanche si possono dimenticare le confraternite, gli scout, le parrocchie, l'Unitalsi, la Croce Rossa, le tante associazioni che hanno partecipato alla processione. Centinaia di persone. In un afflato corale e collettivo, come ogni Venerdì Santo, Isernia si ritrova unita e compatta, superando divisioni e contrasti per un rito religioso che coinvolge l'intera cittadinanza. Appresso, prima e dopo, oppure sui marciapiedi, dietro le finestre e sopra i balconi, come protagonisti o come testimoni, il Venerdì Santo è forse il momento di unione, pentimento e redenzione più forte e sentito per tutta la città.